vista dalla nostra finestra. Io tra l'altro devo uscire, dovrei prendere un taxi, ma a giudicare Zoom 2 per, a giudicare da questa manifestazione, non prenderò alcun taxi perché non passa nulla nella strada qua sotto. Ecco a cosa servivano le camionette dei Mossos che c'erano prima. Guardate che vista da questo appartamento, fantastico. Per un anno ci è andata veramente bene, ma ora devo scappare, che tramonto. Registrazione in 4K ed è fatta in piena notte, più o meno. Se vedete foschia, tranquilli, c'è davvero foschia. Però vi faccio vedere anche un attimo per farvi un po' rosicare, no? Perché quando succede devo farlo. Io dormo in quell'hotel lì e sono anche stato in quella discoteca oggi all'ultimo piano, ma non è veramente niente di che. Sorry W, ma devo essere sincero con i miei lettori. Siamo in giro per la zona di Piazza di Spagna, veramente una giornata incredibile. Una cosa interessante è che anche in 4K, finché non si attiva la stabilizzazione quella estrema, che tra l'altro porta comunque la risoluzione in Full HD, quindi non sarebbe più in 4K, è possibile fare ciò, passare alla grandangolare, alla classica e allo zoom, tutto mentre ci muoviamo. Tra l'altro l'esclusione della grandangolare, che tanto non ne ha molto bisogno, le altre due sono comunque stabilizzate anche otticamente. Niente male. Ce ne stiamo andando dalla fiera e io guardando qua posso farvi vedere tutto. Tra l'altro posso premere il grandangolo mentre faccio il video per aumentare di tantissimo l'ampiezza della scena. E questo è solo uno degli... anzi, questa è metà di uno degli 8 padiglioni del Mobile World Congress. Posso anche zoomare laggiù dove c'è lo stendardo di Samsung. Con questo invece vi faccio vedere di nuovo la funzionalità di Steady Shot. Quindi sostanzialmente io sto reggendo il telefono con una sola mano, sto camminando. Se faccio dei movimenti un po' inconsulti, quello che succede è che mi segue più lentamente rispetto alla ripresa standard. Ma una cosa molto spettacolare è che se invece mi muovo facendo un minimo di attenzione, riprendendo i miei colleghi, si riescono a fare delle riprese quasi cinematiche, se vogliamo, in stile gimbal o gimbal, totalmente a mano libera. Questa cosa è veramente, veramente sensazionale. Questi sono dei baracchini che sono sempre stati vuoti praticamente.
Questo invece è l'ingresso sud. Stiamo uscendo, tutti stiamo uscendo, è l'ultimo giorno di Mobile World Congress. Adesso mi ammazzo alla fine delle scale mobili, via. Questo è tutto il flusso di persone, con tutte le persone invece che stanno lì a spiegarvi dove dovete andare se volete andare all'aeroporto, se volete andare in centro. Ovviamente si parla di 5G in ogni dove.